Sindaco Frascherelli, stamattina abbiamo assistito a una grande dimostrazione di efficienza e di coordinamento tra gli agenti di polizia locale, il coordinatore di CardioPulseFT e tutto il personale della Croce Bianca di Finalmarina, in una situazione che ha, diciamo così, del pionieristico a livello di addestramento nel campo della rianimazione. Sì, devo dire che devo fare i complimenti al comando municipale, della Polizia Municipale. Sappiamo che ci sono oltre la metà dei suoi membri che sono formati per intervenire in situazioni come quelle che oggi sono state rappresentate. C'è buona sostanza per intervenire, utilizzare un defibrillatore semiautomatico, riconoscere quindi una persona in arresto cardiaco, prestare il primo soccorso per evitare che muoia e ovviamente chiamare poi i professionisti della sanitari che intervengono attraverso la pubblica assistenza. In questo caso c'era la Croce Bianca, ma ovviamente anche la Croce Verde. E devo dire che la cosa che va sottolineata è, come abbiamo detto in conferenza stampa e come ha detto il professor Palmarini, che peraltro ringrazio, che uno, il suo staff poi è quello che forma la Polizia Municipale Finale Ligure e gli altri anche dipendenti del comune che sono formati a utilizzare, e che per utilizzare il defibrillatore non occorre essere un rianimatore, quindi non bisogna essere laureati in medicina e poi essere specializzati in rianimazione di anestesia, però occorre comunque aver conseguito un patentino, perché ci sono delle manovre che non dico che siano pericolose, ma vanno fatte con la dovuta attenzione. Si tratta di un apparecchio che rilascia una forte scarica elettrica, quindi bisogna essere capaci di utilizzare per evitare eventualmente di danneggiare altre persone. Quindi ovviamente utilizzando la corrente elettrica bisogna stare attenti se il pavimento è bagnato e altre cose di questo tipo. Ripeto, non occorre essere medici, però bisogna essere formati. A Finale ci sono diversi defibrillatori, adesso cercheremo anche di mappare gli stessi, di modo che nell'eventualità in cui dovesse succedere qualcosa come quello che abbiamo oggi sperimentato e la pattuglia fosse, non immediatamente nelle vicinanze, si potrebbe però dire alla persona che lì in quel luogo vi è un defibrillatore che può essere utilizzato alla bisogno. Diciamo che si tratta di tutte le iniziative che vengono portate avanti e vengono sostenute al fine di migliorare la sicurezza poi nel nostro ambiente e nell'ambiente in cui viviamo. A proposito di sicurezza, in conferenza stampa è emerso anche un altro aspetto interessante, cioè quello che il malessere, l'infarto può essere consecutivo a rissa, aggressione, quindi gli agenti di polizia locale sono anche capaci poi di gestire la duplice situazione. Sì, uno dei casi che oggi è stato presentato, recitato se vogliamo, era quello di una persona in arresto cardiaco in seguito ad una coltellata ricevuta. È evidente che in questo caso la pattuglia, che in questo caso è formata di due unità, e uno si è ovviamente occupato della vittima e quindi ha inizialmente fatto il massaggio cardiaco, poi utilizzato il defibrillatore al fine di impedire che la persona potesse morire. L'altro ovviamente ha dovuto inseguire o quantomeno fare in modo che l'aggressore non si dileguasse, perché poi sono due cose che vanno ovviamente entrambe perseguite. È evidente che la prima, cioè la vita della persona, è più importante che non la seconda, però la seconda non è certamente da trascurarsi.